Ciao a tutti amici lettori della rete, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Dovrei riformulare questo motivetto introduttivo almeno fino al 24 dicembre, visto che si tratta di video specifici dedicati al Natale. Siamo infatti al secondo appuntamento della nostra rubrica 24 giorni a Natale e torno, come promessovi, a darvi nuovi consigli di lettura. Per questa puntata ne ho scelti ben tre, pensate, per la vostra gioia e per la disperazione delle nostre povere risorse economiche. Però li ho trovati ideali per l'argomento che ho deciso di trattare, perché riflettevo. Il Natale diventa spesso un'occasione, un pretesto, ahimè non sempre con effetti benefici e positivi, c'è da fargli una strigliata, o almeno a chi si comporta così, per allargare il nucleo familiare e regalare amici a quattro zampe. Si infiocchettano e si impacchettano sotto l'albero come se fossero doni qualsiasi da scartare, utilizzare e da cestinare la maggior parte delle volte, e questo è triste, questo è inumano. Allora, prima di passare ai suggerimenti di lettura, un altro tipo di suggerimento dal profondo del mio cuore: se scegliete di aggiungere, arricchire la vostra famiglia con un componente a quattro zampe che non vi tradirà mai, resterà al vostro fianco per sempre e sarà in grado addirittura di correggere il tiro della vostra giornata se comincerà, se avrà la mala sorte di cominciare col piede sbagliato, nel modo sbagliato, che individuerà il vostro umore, le vostre emozioni, che saprà accettare, rispettare e amare anche i vostri peggiori difetti, scegliete di aggiungerlo alla vostra famiglia con consapevolezza e soprattutto con umanità, perché è un'esistenza che ha le sue esigenze, la sua empatia, che ha i suoi bisogni e come tali devono essere compresi. Non comprate, adottate, perché i canili sono pieni, troppo pieni, di cani abbandonati che vanno a finire dentro una cella di pochi metri quadrati, destinati, se nessuno avrà cuore di toglierli da quella prigione, dalla loro prigione, a trascorrere la loro esistenza, l'esistenza che rimane loro, in quel minuscolo spazio vitale, come avrebbe detto il genio della lampada di Aladino, destinati a un'infelicità, eppure rassegnati a cogliere comunque il bello della vita. Gli animali sono esseri meravigliosi, sono esseri da cui imparare. Io avevo paura, pensate, poi quando mia sorella ci ha un po' costretti ad accettare la presenza di Lilli, che è stata la prima ad arrivare a casa, ad insediarsi a casa, è stato un tripudio di gioia, una vera rivoluzione per il nostro cuore, per le nostre menti. Lilli ci ha insegnato a pensare in maniera diversa. Un rapporto tra uomo e animale può migliorare la qualità della vita. Quindi, per tornare al suggerimento, adottate, non siate promotori del business che c'è dietro al traffico di cuccioli che vengono importati, esportati come merci e venduti, né agli allevamenti, perché anche questa questione della razza, di avere la razza pura, ricorda tantissimo altre questioni passate che si spingevano verso la stessa direzione. Quindi non è un bene, gli animali sono belli tutti, anche quelli un po' sgangherati, anche quelli un po' strambi, anzi sono i più belli probabilmente. E poi prendetevene cura, amate il vostro amico animale, non trascuratelo, non giocateci e basta. Rispettate i suoi momenti di pausa, i suoi spazi, condividete le vostre emozioni, comunicate, addestratevi a comunicare con il vostro amico animale. Come diceva la volpe al piccolo principe, dovrai addomesticarmi, ma non si tratta di un addomesticamento oppressivo, si tratta di un ascolto, di un dialogo, di una comprensione, di un'immedesimazione anche spesso reciproca, uno scambio di energie che fluiscono tra l'uno e l'altro, tra l'uomo e l'animale. Il primo titolo che vi propongo è un classico, è diventato un classico, Io e Marley, non stancherò mai di suggerirvelo, di John Grogan, un autore
che qui si è confessato, perché questo romanzo è di matrice biografica. Marley che arriva nella casa di John Grogan in un momento difficile, in un momento di crisi, e sana quella crisi, perché Marley è un pazzerellone. Marley è un cane sfrenato, vivacissimo, che esplora la vita in tutti i suoi meandri e trascina dentro a questa esplorazione anche John e la sua compagna, la sua consorte. Poi quando la famiglia diventerà più numerosa, perché arriveranno dei pargoletti, Marley sarà l'eroe di famiglia, fino a quando però la sua salute non sarà un po' compromessa anche dall'età, dal tempo che passa, e non si dovrà prendere una decisione per il suo bene. Non vi dico quale, anche se la storia di Marley è una storia risaputa, è una storia che bene o male si conosce, ma a voi il gusto di scoprirla nelle parole delicate e toccanti, proprio perché esperienza vissuta in prima persona sulla pelle di John Grogan. E se siete un po' scettici, se rimanete sulla difensiva e pensate che un animale sia soltanto un animale, che non sia dotato di intelligenza o che ne abbia una scarsa porzione a disposizione, che non sappia essere d'aiuto a un uomo, che non sappia fornire lezioni importanti di vita e quindi che non possa essere considerato, perché no, un maestro, allora vi consiglio I 100 cani che hanno cambiato la storia di Sam Steele, o Stell, della Sperling e Kupfer. Questo libricino, questo compendio, raccoglie storie brevi di personaggi storici, personaggi dello spettacolo, menti letterate, artisti, musicisti, che hanno testimoniato attraverso i loro racconti l'importanza dell'avere accanto un amico animale. A volte cani che hanno addirittura sacrificato la propria esistenza per la salvaguardia di quella del loro amico umano. Non mi piace neanche chiamarlo padrone, amico umano, perché riferirsi a un padrone significa anche riferirsi a una gerarchia con dei ruoli subalterni, subordinati, di superiorità. Invece tra uomo e animale c'è un rapporto di amicizia. Queste storie potete leggerle anche prima di andare a dormire, potete raccontarle ad alta voce al vostro bambino e resterete stupefatti, a bocca asciutta, quando comincerete a leggere le imprese, le gesta prodigiose e leggendarie di cui si sono resi protagonisti i 100 cani raccontati in questo libricino. Il terzo consiglio di lettura è un romanzo, ne è stato tratto anche un film, uscito neanche troppo tempo fa, forse l'anno scorso. Io non l'ho guardato volutamente perché voglio conservare il ricordo incantevole, il ricordo unico che la lettura di questo libro ha saputo donarmi. È stato un privilegio per me, un onore averlo letto. Dalla parte di Bailey, di Bruce Cameron, in questa edizione Giunti, una storia per umani. Il sottotitolo, io vorrei soffermarmi proprio sul sottotitolo, perché questa è una storia raccontata dal punto di vista di Bailey, questo cagnolino adorabile che ne vive di tutti i colori, che ne combina anche di tutti i colori e che ci viene in soccorso perché ci concede l'opportunità di guardare tutto il mondo e tutta la vita che vive un cane attraverso i suoi occhi, anche quando entra a far parte di un nucleo familiare. Come considera i rimproveri della famiglia, cosa e come arrivano alle sue orecchie, cosa rappresentano per la sua vita, per la sua consapevolezza, per la sua intelligenza emotiva. Come riesce un cane a decifrare, a decodificare gli atteggiamenti umani, le parole umane? È un libro scritto benissimo, un libro scritto come se l'autore fosse stato Bailey, in un certo senso, è riuscito a calarsi completamente, escludendo qualsiasi tipo di influenza umana che avrebbe potuto esercitare su di lui un condizionamento forte durante la stesura del libro, restando vuoto perché parlasse la voce del suo protagonista a quattro zampe. Bailey ci lascia addosso un senso di speranza luminosissimo, perché Bailey muore tante volte e rinasce tante volte e torna
tante volte dove aveva cominciato, dove si era interrotto un rapporto di magia con un essere umano. È una storia che non dimenticherete, è una storia che darà calore al vostro animo e che, ripeto, soprattutto è fatta proprio per noi umani, perché probabilmente rare volte ci poniamo dalla parte dei nostri amici animali. E poi perché dovremmo sbarazzarci una volta per tutte di questi giudizi, di queste sentenze che sputiamo, snoccioliamo con troppa facilità, additiamo l'animale come essere inferiore, additiamo l'uomo barbaro come animale, come una bestia, come se le bestie fossero crudeli e incivili. Forse dovremmo rivedere un attimino il piano delle nostre riflessioni e il piano anche delle nostre idee su tutto quello che riguarda il mondo e tutto quello che riguarda l'uomo. Bene amici, questo secondo appuntamento di 24 giorni al Natale termina qui. Spero di avervi dato degli spunti interessanti di lettura, fatemelo sapere. Ci vediamo domani, dalla vostra Anita Book è tutto. Adesso gustatevi di nuovo la sigla che ha composto il mio principe Fabio per questa rubrica tutta speciale. Ciao ciao amici, ciao ciao!